Bologna ha pareggiato 0-0 con l'Inter, quindi in virtù di questi risultati dovrebbe essere passato l'Atletico Madrid più tardi. Qui vi aggiorneremo sul da farsi. Ultimamente non mi sono stata forzata.
Continua, continua, continua.
Ci si pensa una partita. Altri risultati: l'Ajax e l'Atalanta, ha vinto l'Atalanta per 2-1, mentre il Bologna l'aveva già comunicato 0-0. Mentre adesso ci arriva comunicazione che il Milan è in vantaggio sull'Anderlecht. Thank you.
quello 5 Thank you.
Ciao.
sia. Eh? Sì, sono che sono. Meglio, no? Allora. Si scarica un po'. Buttalo fuori! Fuori! Buttalo fuori! I ragazzi sono carichi! Finita? Ho bisogno un po' di spogliatoio. Dai, 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 dai,
Per la B Italia esce il numero 10 De Rigo ed entra il numero 9 Di Placido. Guarda il 7 dietro! Dai, dai! Sostituzione per la B Italia, esce Zulian ed entra il numero 3 Giuffre. Thank you.
Cambio per la Fiorentina, esce il numero 11 Di Caterino, entra il numero 15 Buffa ed esce il numero 10 ed entra il numero 13 Costaglione. Bravo Sergio! Bravo! Io non ci vado per solo, perché mi sembrano di quelle solite cose fatte per i vostri soldi, non fatte per i miei. Però io se vuoi fare una cosa dai ragazzi, dai raga, mi fai una tre giorni qua, un mega torneo di tre giorni qua, ci sono qua per via, che mi impegni le famiglie, partiamo al di là di quello proprio, devi pensare che ci sono delle dinamiche, ci sono anche altri figli, cioè, perché puoi prendere un figlio e dire adesso vai trasformare via quella cosa, vai Michael, adesso non lo registro, c'è anche un discorso psicologico. Lavo tutto, dai!
Fiorentina sostituisce il numero 7 Pierozzi col numero 16 Terramoto. Si gioca così.
Fiorentina sostituisce il numero 9 Servillo con il numero 20 Bonini. Thank you.
Magari da te siamo venuti io. Ma che portiere. Italia sostituisce il portiere numero 1 Luna col numero 12 Antelina. Il numero 18 Fonseca col numero 16 Beretta. Mentre finale tra Anderlecht e Milan 2-2. Thank you.
Recupero! Dai, dai, dai.
vince in questo istante questa prima partita con il punteggio di 0-0 che qualifica.